Un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi dal Giovanni Provasi di Castellanza, dove Castellanzese Base 96 hanno appena fatto il loro ingresso in campo e vengono adesso salutati dal pubblico, un pubblico numeroso che è qui oggi a vedere questa grande partita al Giovanni Provasi di Castellanza, dove si affrontano la capolista castellanzese e la seconda forza del campionato Base 96, che si è fatta sotto nella scorsa giornata portandosi a meno 7 lunghezze dalla squadra di Emiliano Palazzi. Emiliano Palazzi che sceglie i seguenti 11 giocatori per affrontare la prima frazione di gioco: 1 Pasiani, 2 Silvestri, 3 Arrigoni, 4 Fiore, 5 Martini, 6 Tamai, 7 Pederniana, 8 Tatani, 9 Colombo, 10 Milazzo, 11 Cinotti. Tutto pronto per questa 13esima giornata di campionato. Forza ragazzi, si attende solo il fischio del direttore di gara. L'arbitro chiede l'ok ai suoi assistenti, tutto pronto e arriva il fischio d'inizio. Il primo pallone del match è gestito dagli uomini in maglia bianca di Emilia Campionato, tra la Castellanzese che adesso gestisce questo primo pallone del match e il Base 96. Base 96 secondo in classifica, oggi sfoggia la tenuta rosso e verde, mentre invece la Castellanzese con la propria seconda maglia bianca con striscia in diagonale nero e verde, così come nero e verdi sono le bandierine che colorano gli spalti, le tribune del Giovanni Provasi di Castellanza. Tanto adesso Silvestri riconquista il primo pallone del match, mette in movimento Fiore, attacca per via centrale la formazione di casa. Tatani allarga il gioco per Cinotti, pallone già in avanti, vediamo se ci arriva adesso come sempre come un treno Arrigoni, pallone subito al centro, pallone resta lì, attenzione, subito una grande opportunità per Bomber Cinotti della Castellanzese. Bianca, attenzione, c'è un varco, prova a prenderlo tutto, non c'è irregolarità secondo il direttore di gara e la Castellanzese prova subito a tramutare l'azione da difensiva in offensiva. Fiore ad alimentare l'azione dei neroverdi, Silvestri prova a prendersi tutta la fascia di sua competenza, si è allargato Pederniana, Silvestri subito al centro, era arrivato con i tempi giusti Milazzo su questo pallone, non ha trovato però, non c'è irregolarità. Adesso un rimpallo stava per favorire l'intervento di Milazzo che ha portato subito pressione sul portatore di palla. E fuori la difesa del Base, ancora un altro scivolone. Palla in avanti, mai viene anticipato, attenzione, superiorità numerica per il Base al tiro numero 9, attenzione, grandissima, provvidenziale la chiusura di Tatani, vale quanto Base. Questa palla adesso la Castellanzese, solo per un istante Cinotti prova a sradicare il pallone, adesso attenzione, non si alza la bandierina, tutto per tutto con Pasiani, Pasiani! L'angolo è già stato battuto, il pallone è murato sul più bello, un altro calcio d'angolo della Castellanzese. Tamai, un punto di battuta. Pasiani entra in area, salta con il pallone, resta lì, conclusione di Fiore. Non distante dall'incrocio dei pali, e tra l'altro c'è anche stata deviazione, calcio d'angolo in favore della Castellanzese, calcio di punizione in favore del Base, pallone entra in area di rigore, attenzione, Pasiani a vuoto, Pasiani a vuoto e arriva il vantaggio del Base 96 proprio con Salvetti, il numero 10 del Base, trova il pallone con la testa prima dell'intervento di Pasiani, leggermente in ritardo. E quindi Salvetti si prende la rivincita sul portiere della Castellanzese, cambia il risultato al minuto 35 al Giovanni Provasi di Castellanza. Castellanzese 0, Base 96 1. Ma paura di Silvestri, un po' di spazio, il numero 9 della Castellanzese, va sul fondo, mette in Castellanzese 1, Base 96 1.
calcio di punizione in favore del base. Pallone in avanti, allontana la minaccia Tamai, vediamo se c'è spazio per una ripartenza, non c'è più tempo e si chiudono quindi qui i primi 45 minuti di gioco. Castellanzese 1, base 96, 1 al gol di Salvetti, ha risposto Milazzo. E si riparte, iniziato il secondo tempo tra Castellanzese e base 96, il base. Inizio di gara molto combattuto fin da questi primi minuti del secondo tempo. Siamo nel base in area di rigore, pallone. Prova il base! È un grandissimo gol del base 96 con un tiro da fuori che sorprende tutti e che si infila nell'angolino sotto l'incrocio. Quindi cambia il risultato in avvio di ripresa, un grande gol del base 96 che trova quindi il gol del 2-1. Quindi gol decisivo e molto bello di Molteni. Ancora un calcio di punizione in favore del base. Però questa volta il calcio piazzato è in favore della Castellanzese, chiamata ancora. Pallone in area di rigore, resta lì. È stato un fallo in attacco. Castellanzese che resta comunque in zona d'attacco con questa rimessa laterale. Non se ne sono andati i primi 16 minuti della ripresa, in base 96 è in vantaggio il Giovanni Provo di Castellanzese a Colombo, il pallone resta lì ed è calcio di rigore, ha indicato il dischetto, ha indicato il dischetto il direttore di gara sul momento della conclusione. Ecco perché a questo punto Colombo non è potuto andare al tiro nel modo in cui avrebbe voluto e si è immolato sì il giocatore del base, ma in modo irregolare, quindi calcio di rigore in favore del base della Castellanzese. Dopo una pausa di più di 2 minuti possono riprendere le operazioni, si riprenderà con un calcio di rigore in favore della Castellanzese. Quindi Milazzo contro Gilardi sui piedi del numero 10 della Castellanzese, il pallone del 2-2. Non ha avuto esitazione il direttore di gara, si attende solo il fischio, parte Milazzo. Da Giovanni Provati di Castellanza, tra Castellanzese e base 96, è partita tutta da vivere perché siamo appena al minuto 20. In queste situazioni la Castellanzese ha fatto finora molto bene in questa stagione, vediamo se ci riuscirà ancora una volta. Pallone in area di rigore, arriva prima di tutti con i pugni di portiere, arriva di prova la conclusione, la prova, lancia troppo il pallone, buona l'idea del numero 3 Tatani, larga il gioco per Silvestri, riesce a raggiungere poi il pallone Fiore che va a rimediare, attenzione, prova a scappare via ancora una volta Salvetti, questa non è riuscito a sfondare, pallone in avanti, Milazzo che si impegna con un grande sprint, arriva prima sotto un pallone, c'è in area di rigore Colombo, provvidenziale la chiusura del difensore del base 96, buona azione, buona trova offensiva da parte della Castellanzese, partita apertissima ed è ancora sul 2-2. Numerica, Pasiani esce proprio al limite della sua area di rigore e lascia lì piede, dunque massima attenzione, continua ad attaccare il base.
rimessa laterale lunga che arriva proprio nel cuore dell'area di rigore della Castellanzese, allontana il pallone Fiore, prova addirittura la conclusione. Quasi tutti gli effettivi in maglia rosso-verde in avanti a cercare fortuna, a limitare dell'area di rigore della Castellanzese. Fischiato il direttore di gara, arriva adesso il pallone, salta più in alto di tutti Moretta e arriva in questo istante Castellanzese e Base 96, fanno 2-2.